Il nostro progetto scuola oggi fa tappa all'Istituto Don Bosco, istituto che venne aperto quando, pensate, i salesiani giunsero qui a Verona nel lontano 1891. In circa 100 anni di storia 21.000 alunni hanno studiato qui. Attualmente sono circa 700 i ragazzi che frequentano le aule dell'Istituto Don Bosco, suddivisi tra scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole superiori. Conosciamo meglio gli indirizzi di questo istituto con l'aiuto della vicepreside Cicogna e del vicepreside Don Michele. Ci teniamo a garantire una seria preparazione di base a questi bambini che arrivano a 6 anni e poi consegniamo alla scuola media. Però all'interno di un mondo che cambia, anche la nostra modalità di intervenire con loro deve essere una modalità flessibile, attenta ai cambiamenti del mondo, attenta alle proposte, ecco, che anche il mondo ci fa, in modo che sia effettivamente una preparazione adeguata al mondo che si prospetta di fronte a loro. Ci interessa particolarmente la formazione globale di tutta la persona, per cui sicuramente le conoscenze, le competenze, ma anche la dimensione interiore, spirituale e anche la dimensione relazionale. Per la cura della dimensione relazionale, ecco, facciamo un lavoro noi stessi insegnanti di equipe e di team, ma ci teniamo alla formazione del gruppo classe, al lavoro in gruppo, al rispetto dei ruoli, al riconoscimento delle proprie capacità in modo da poterle poi sfruttare nel mondo, ecco, perché siano i cittadini di domani quello che ci sta a cuore. I bambini restano qui da noi dalle 8 e 10 del mattino fino alle 16 del pomeriggio e sicuramente, insomma, hanno un tempo molto intenso. L'orario è strutturato a blocchi di 2 ore in cui i bambini imparano e anche si sperimentano immediatamente, quindi studiano, fanno il compito all'interno dei blocchi di 2 ore per materia. E poi il cortile, ecco, è senz'altro uno spazio in cui tutte queste dimensioni vengono poi messe alla prova, vero? Sia quella relazionale, sia la corsa, lo svago, ecco. Noi pensiamo che la preadolescenza sia una sfida educativa e quindi ci siamo organizzati sotto almeno 3 punti di vista. Innanzitutto dal punto di vista della didattica. La nostra didattica è attenta alle esigenze dei ragazzi di questa età e cerca di organizzarsi non in forma frontale, ma il più possibile con attività di tipo cooperativo. Un secondo elemento riguarda la voglia che i ragazzi hanno di muoversi e di giocare. Per questo motivo le pause al mattino sono 2 e non una sola e i cortili sono davvero a disposizione dei ragazzi. Si gioca, ci sono palloni, ci sono attività organizzate per loro, sia al mattino durante l'orario scolastico che prima dell'inizio della scuola, fra le 7:30 e le 8:10, che anche dopo. C'è un folto numero di ragazzi che si ferma qui, mangia da noi e può studiare anche al pomeriggio fino alle 4 e in questo arco di tempo del primo pomeriggio si gioca volentieri e con molto divertimento, sia i maschi che le femmine al loro modo. Un terzo elemento e punto di forza è insegnare il metodo di studio. E quindi gli insegnanti si occupano di fare in modo che i ragazzi siano in grado di lavorare bene in classe, ma anche di fare i compiti entro le 16:30 del pomeriggio, quando lo studio pomeridiano finisce. La scuola conclude all'1:15 normalmente, un giorno alla settimana c'è un rientro obbligatorio, il venerdì, negli altri giorni della settimana chi desidera si può fermare e offriamo la possibilità di fare gli studi organizzati. Aggiungo un ultimo particolare, noi curiamo molto la relazione tra la scuola e la famiglia, cerchiamo di metterle in alleanza tra di loro perché ci sembra così di raggiungere dei risultati più apprezzabili. Non solo scuola primaria e secondaria di primo grado, come abbiamo detto, anche la scuola superiore con ben 4 indirizzi, quello del liceo scientifico, quello del liceo classico, quello dell'istituto tecnico commerciale, marketing e finanza e quello del liceo scientifico delle scienze applicate.
Ieri il direttore mi ha detto che Francesco, il ragazzo nuovo di terza B, gli ha confidato che il suo arrivo a scuola non era iniziato nel migliore dei modi. Diceva che lui, in una scuola di preti, non ci voleva venire. Diceva che quella era una scuola dell'Ottocento, dove non si possono mettere i pantaloni corti e dove si fanno i ritiri spirituali, robe da pazzi. Poi, qualche giorno dopo, Francesco ha parlato di nuovo col direttore. Ha detto che è rimasto stupito da come lo abbiamo guardato noi insegnanti, da come gli abbiamo sorriso e parlato. Quando il direttore mi ha confidato queste osservazioni, mi sono domandato cosa avesse visto in noi Francesco. Sì, perché in effetti con lui avevo parlato anch'io appena è arrivato, ma me la ricordo benissimo quella conversazione. Non gli ho detto nulla di particolare. Gli ho chiesto che scuola avesse frequentato, da dove venisse, dove abitava, gli ho mostrato le cose che avevamo fatto, ho cercato di capire perché avesse cambiato scuola, senza però insistere troppo, e gli ho augurato un buon anno. Niente di più. Anzi, a dire il vero, ricordo pure di essere stato sbrigativo. Era la sesta ora di una giornata ancora piena di impegni. Qui al Don Bosco, tutti gli insegnanti arrivano in classe alle 7:45, prima del suono della campana, perché ai ragazzi piace entrare in una classe dove qualcuno sta aspettando proprio loro. E per salutarli ogni mattina dopo la preghiera, dedichiamo 10 minuti ad una riflessione pensata per aiutarli ad aprire il loro sguardo sul mondo. La preparazione con cui ci avviciniamo a loro parte da fine agosto, con corsi di aggiornamento. Quest'anno ne abbiamo fatto uno interessante sul cooperative learning. Poi ci sono le giornate ispettoriali con le altre scuole salesiane del Veneto, i ritiri spirituali per la nostra formazione che ci accompagnano con appuntamenti fissi durante l'anno scolastico. Insegnare al Don Bosco significa trascorrere molto tempo con i propri colleghi, condividendo la passione per le nostre discipline, progettando attività speciali per coinvolgere e far crescere i nostri ragazzi, per stimolare il capolavoro che c'è in ognuno, come Don Bosco ci suggerisce. Buoni cristiani e onesti cittadini. Lavorare in team e non da soli per essere attenti a tutti e non perdere di vista i più deboli. Perché 200 giorni sono tanti e vale la pena viverli al meglio. Perché in tutte quelle ore piantiamo dei semi che saranno gli alberi forti di domani. Perché ogni buon risultato è un passo avanti e avrà valore nella classifica della realizzazione dei sogni e dei progetti di vita. Perché saperne di più su qualcosa ci fa essere di più come persone. Perché fare fatica quotidianamente rafforza in vista delle difficoltà della vita, perché la conoscenza è il biglietto che apre le porte all'essere donne e uomini liberi, perché studiare etimologicamente è un termine potente, è l'essere attirato dall'essere, come il giovane dalla giovane, perché sapere è gustare, cioè appassionarsi a qualcosa che ci ha preceduto ma che allo stesso tempo è vicino a noi. Perché se perdiamo tempo, il tempo non ci correrà dietro e avremo perso parte di noi stessi. Perché a scuola ci si deve andare ed è meglio andarci volentieri, cosa che chi è veramente furbo e tiene a se stesso sa bene. Perché a scuola c'è anche la vita, la mia e degli altri. Dunque ci sono gioia, sofferenza, amore, dolore, desiderio, disinteresse, sogni, illusioni, passioni e progetti. Grazie alla mensa, un servizio che la scuola offre, capita spesso di pranzare tra noi docenti e anche il pranzo si trasforma in una piacevole pausa al centro della quale troviamo ancora i nostri ragazzi, le loro paure, le ansie, i successi. Ci scambiamo consigli, facciamo tesoro dell'esperienza dei più anziani. Per molti di noi la scuola non finisce alle 12:55, perché stimolati dal pensiero di Don Bosco «amate ciò che amano i giovani», studiamo le strategie migliori per offrire loro un pomeriggio ricco di attività. Il coro, il teatro, il cineforum, i tornei sportivi. Oltre al divertimento, diamo loro la possibilità di incontrarci per corsi di recupero e sostegno, perché ognuno di loro si senta seguito nelle sue difficoltà. Ci sono poi i pomeriggi passati nello studio del preside, a confrontarci sulle scelte didattiche, a fare progetti. Bello sì, ma quando finisce la giornata siamo sfatti. Per fortuna le nostre case ci aspettano e nelle nostre case i nostri cari, i nostri libri, le nostre scrivanie, piene di compiti in classe. E così, tardi, la sera, mentre correggiamo i compiti e prepariamo le lezioni, a chi pensiamo? Ancora una volta a quelle facce. A Damiano, che si veste ancora da ribelle, a Giulia, che ieri ha pianto durante l'interrogazione,
a Carlo che sta cominciando a capire qualcosa di matematica, magari molto molto lentamente. Beh, insomma, ripensando a tutto questo, forse ho intuito un po' meglio perché Francesco ha visto qualcosa di particolare nei nostri occhi. Ha visto che in tutti questi anni, un po' salesiani, lo siamo diventati anche noi laici. Un po' dell'amore per i giovani che bruciava nel petto del nostro fondatore, un po' di quell'amore è arrivato anche a noi. Don Bosco diceva: basta che siate giovani perché io vi ami assai. Ora io non so se siamo davvero già diventati così perfetti, né se lo diventeremo mai, ma se guardo indietro a quando ho iniziato a lavorare qui, sento che in me è cresciuto l'amore per i giovani, per la cultura, per i colleghi, per questa scuola. Ed è per questo che volentieri mi sveglio alle 6:30 e che volentieri oggi vi ho voluto raccontare la mia vita.